tante piccole cose, come diceva qualcuno prima, quando si è sul pullman e una signora tira subito la borsa verso di sé perché ha paura che siamo pericolosi, oppure quando si va per strada e ci si sente dire il classico tornatene a casa tua, oppure le solite domande ma tu da dove vieni, ma i tuoi genitori di dove sono, significa che noi non saremo mai considerati pienamente italiani. Nel momento in cui tu mi chiedi ma tu da dove vieni, vuol dire che tu non mi consideri italiano per il colore della mia pelle, per i miei capelli o per i miei tratti. E questo è quello che appunto ci ha accomunato, cioè il trovarci e dire anch'io mi sono stancato di sentirmi dire ma tu da dove vieni, che sembra una frase innocua ma per molti di noi non lo è. Il nostro collettivo è iniziato all'incirca un anno fa all'interno dell'università, dall'esigenza di alcuni studenti che un po' per caso si sono ritrovati a raccontarsi le proprie esperienze, le proprie frustrazioni legate al razzismo, e così abbiamo capito che tutte quelle esperienze che ci siamo sempre trattenuti dentro, tutta quella rabbia che non abbiamo mai espresso, era una rabbia comune, era un'esigenza comune di prenderci spazi e prendere lo spazio e il tempo che ci serviva per raccontare le nostre esperienze ed esprimerci. Siamo studenti principalmente universitari, ma ultimamente si sono avvicinati al nostro collettivo anche molti ragazzini, e questo per noi è una gioia infinita, perché probabilmente anche noi a 14 anni avremmo voluto avere qualcuno o un momento per parlare delle nostre esperienze e sentirci sicuri nel farlo. Torino, come tutta Italia, sono ancora città razziste, c'è ancora un razzismo che non è fatto solo di grandi gesti, non è fatto solo di pestaggi, di fermi della polizia ingiustificati, ma è fatto anche di cose molto più sottili, è fatto di code all'ufficio immigrazione, quando si potrebbe semplicemente ampliare questi uffici, visto che concentrano tutta la provincia di Torino in un unico posto. Cioè, il movimento in America è semplicemente stata la scintilla che in tutto il mondo ha nuovamente puntato i riflettori sul razzismo, una cosa che anche qua in Italia abbiamo sempre vissuto, ma forse con quello che sta accadendo in America si è creato automaticamente uno spazio in cui ci si può esprimere, in cui finalmente la nostra voce viene ascoltata e ha un valore.